Viviamo nel migliore dei mondi possibili. È chiaro, non abbiamo nulla di cui lamentarci. Tutto ciò con cui entriamo in contatto è eco-friendly. Passeggini ecologici, zaini ecologici, buste di plastica ecologiche, materassi ecologici. Beh, meglio fermarsi, altrimenti ci sembrerà di essere entrati nel Grand Hotel infinito di Hilbert. Avete presente? Quello in cui c'è un numero infinito di stanze, numerate con i numeri naturali, 0, 1, 2, 3, 4, e che, anche quando è pieno, può trovare posto per un nuovo ospite, con il semplice accorgimento di chiedere a ciascuno degli ospiti già presenti di spostarsi alla stanza successiva, lasciando così libera la stanza 0 per il nuovo arrivato. Insomma, per un nuovo prodotto ecologico c'è sempre posto nel mercato. Ma è davvero così? Beh, se ci guardiamo intorno, non vediamo nessun limite alla nostra possibilità di andare ancora un po' più in là di dove arriva il nostro sguardo, e poi di andare ancora oltre, e così via. Sarà bene, però, scegliere un punto di vista meno locale per osservare il nostro pianeta nella sua completezza, e quindi anche nella sua limitatezza. Per farlo, cominciamo a comparare due oggetti. Il primo è un gadget che ebbe qualche fortuna nei primi anni del secolo, noto con il nome commerciale di Ecosfera. Si tratta di una specie di acquario sigillato, contenente aria, acqua, un substrato minerale e sistemi viventi. Il secondo oggetto è il pianeta sul quale viviamo, che chiamiamo Terra, non un nome commerciale, almeno finora. A parte la forma, approssimativamente sferica, si direbbe che i nostri due oggetti abbiano poco in comune, a cominciare dalle dimensioni. Esiste però una proprietà molto importante che accomuna Ecosfera e Terra. In entrambi gli oggetti sono presenti sistemi viventi, la cui presenza continua nel tempo è garantita non da illimitata longevità, ma da un flusso di energia che consente il riciclaggio della materia. L'energia entra ed esce da Ecosfera attraverso l'involucro di vetro, ma non la materia, che vi rimane confinata. I batteri, le alghe e i gamberetti che popolano quel minuscolo mondo cambiano individualità generazione dopo generazione, ma i materiali di cui sono fatti sono sempre gli stessi, montati, smontati e rimontati in continuazione. Per il pianeta Terra la situazione è analoga. Manca un involucro, ma lo spazio interplanetario, in cui l'energia si propaga, svolge una sostanziale funzione di chiusura per gli scambi di materia. Anche sulla Terra, la persistenza del fenomeno vita è garantita dalla ininterrotta capacità dei sistemi viventi di sfruttare, in modo diretto o indiretto, l'energia solare per riciclare le risorse materiali disponibili. Gli stessi processi che avvengono nella minuscola ecosfera e che appropriatamente chiameremo cicli biogeochimici si svolgono sul nostro gigantesco pianeta. La semplicissima comunità di Ecosfera ricicla, generazione dopo generazione, sempre gli stessi materiali. E la stessa cosa accade, sia pure con tempi più lunghi e complessità molto maggiore, nel nostro pianeta. Ciascuno di noi è, oltre che polvere di stelle, anche polvere di dinosauri, di equiseti, di trilobiti, di comunità batteriche, delle stromatoliti. E come avvengono i trasferimenti di materia attraverso i sistemi viventi in un ciclo inarrestabile, generazione dopo generazione? Beh, calma, non possiamo dirvi tutto qui. Non ne abbiamo il tempo. Ma se vorrete dare un'occhiata al libro, forse qualche risposta la troverete.